In quel tempo, mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i 12 discepoli e lungo il cammino disse loro: «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani perché venga deriso e flagellato e crocifisso, e il terzo giorno risorgerà». Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: «Che cosa vuoi?» Gli rispose: «Di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?» Gli dicono: «Lo possiamo». Ed egli disse loro: «Il mio calice lo berrete. Però sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a me concederlo. È per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato». Gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li chiamò a sé e disse: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo. Come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». È interessante cercare di capire i vari personaggi del Vangelo attraverso i dettagli che il Vangelo stesso ci rivela. Pensiamo oggi a Giacomo e Giovanni, due fratelli. In questo Vangelo non sono neppure chiamati per nome, se non semplicemente i figli di Zebedeo. Zebedeo infatti era il padre, e questo è testimoniato anche da altri Vangeli. Il Vangelo di Marco ce lo ricorda sulla spiaggia di Cafarnao in Galilea, intento a esercitare il suo mestiere di pescatore e a riparare le reti assieme ai figli, quando Gesù, passando, ordina ai suoi figli Giacomo e Giovanni di abbandonare ogni cosa e di seguirlo. Zebedeo non ostacola il loro immediato e generoso consenso alla vocazione. Gesù chiamerà i due Boanerges, cioè figli del tuono, forse per la loro pronta e fulminea risposta alla chiamata, ma anche per il caratterino che avevano. Io personalmente ho sempre pensato che il figlio del tuono si riferisse al padre, ma nel Vangelo di oggi risulta chiaro da chi gli arriva questo caratterino: dalla mamma. Questa mamma che interferisce, domanda, richiede, pretende, porta scompiglio tra i 12. Insomma, questa donna era tutt'altro che discreta e misurata. Pur di sponsorizzare i suoi figli, si fa largo tra le maglie dei discepoli e supplica il maestro per i primi posti nel regno dei cieli. Ma Gesù la rimette al suo posto, confutando l'autocandidatura a paladina dei figli, e le parla chiaramente: «Oggi c'è solamente il cammino della croce da affrontare. Non ci sono scappatoie e neppure fughe in avanti. Bisogna stare con il calice amaro che la vita offre». Gesù non fa sconti, è un vero educatore. A volte proteggere ad ogni costo i figli diventa diseducativo. Obiettivo di ogni mamma e di ogni educatore non è quello di proteggere i ragazzi, ma quello di essere pronti a sostenerli quando cadono. Obiettivo è quello di aiutarli ad apprendere che da un fallimento si può imparare quanto da un piazzamento, e che può essere più mortificante e pericoloso per un figlio, ad esempio studente, un bel voto immeritato piuttosto che un brutto voto giusto. E tu che madre sei? Che educatore sei? Conosci l'arte del distacco per il bene e la crescita dei figli?
Sei pronto, sei pronta a sostenerli quando poi cadono o sbattono la testa? Un bel film che vi propongo oggi è La vita di Pi. Sarebbe da guardare al cinema per le scene spettacolari che presenta. È il racconto di un ragazzo e di una tigre su una zattera in mare aperto. Ma chi è il ragazzo e chi è la tigre in realtà? Andare d'accordo fra i due è complicato, ma uno senza l'altro sarebbe morto per la solitudine. A mio parere è un film interessante, con un significato in sottofondo e molto religioso. È metafora del combattimento e della resa nella vita.